settimana circa che è con noi. Abbiamo passato in rassegna tutte le realtà della nostra parrocchia, si è reso disponibile anche per degli incontri personali per chi voleva incontrarlo, e questa che dovrebbe essere un'assemblea strapiena, di un teatro strapieno come siamo, come di solito le nostre assemblee appunto sono assemblee molto sentite e molto partecipate, come può vedere. Adesso probabilmente la Recepito ci dirà qualche cosa di questa visita pastorale, penso, e poi eventualmente è disponibile anche a rispondere alle nostre domande. Comunque io voglio già ringraziarlo di tutto il tempo, di tutte le fatiche che ha affrontato nella nostra parrocchia. Marco, sarebbe bene. L'esperienza della visita pastorale in questa comunità parrocchiale è stata un'esperienza molto proficua. Faccio subito un'osservazione che mi sembra molto opportuna. Questa, come anche le altre parrocchie, alcune altre parrocchie che ho visitato, specialmente in questa zona di Pescara Colli, è molto presente nel territorio parrocchiale. È una parrocchia che si vede, non è una parrocchia invisibile, è una parrocchia che chiaramente agisce sul territorio in maniera molto molto proficua, perché fanno capo a questa parrocchia non solo alcune iniziative di carattere pastorale, ma fanno capo a questa parrocchia molte iniziative anche per un cammino sociale molto interessante e molto profondo. Perciò la prima osservazione che mi viene è che la parrocchia è spalmata bene sul territorio, chiedo scusa dell'eufemismo, ma sul serio è una parrocchia che riesce a vivere bene l'esperienza del territorio di Pescara, perlomeno al territorio di Pescara Colli, che è questo che stiamo vivendo noi. Poi è una parrocchia molto vivace perché ci sono, direi, molte realtà, anche da un punto di vista pastorale, che intersecano la vita della comunità, e soprattutto c'è una bella esperienza di presenza giovanile con la realtà del MEG che riesce a dare impulso. Avete visto quanti giovani c'erano questa mattina in chiesa per la celebrazione eucaristica, e riesce a dare un impulso molto forte al cammino di fede dei giovani stessi e delle loro famiglie. Per cui c'è da ringraziare veramente il Signore di quello che Lui sta facendo in questa comunità e come lo sta portando avanti attraverso anche l'opera di mediazione dei padri gesuiti, che seppur solamente tre in questa comunità, sono veramente anch'essi molto attenti a tutto ciò che accade e a tutto ciò che in qualche modo possa essere visto come una possibilità di intervento in cui fare un'opera non solo di evangelizzazione ma anche di pre-evangelizzazione. Oggi il mondo ha bisogno di incontrare sempre di più una Chiesa che è capace di innanzitutto dare un segno di pre-evangelizzazione, cioè di accostamento alla realtà della vita, e poi un segno forte di evangelizzazione in un mondo che è già cambiato, non in un mondo che cambia, ma una nuova evangelizzazione in un mondo che già purtroppo si è messo in condizioni di non essere più una civiltà cristiana, ma una civiltà moderna o anche postmoderna, che sicuramente ha qualche cosa da dire di diverso alla nostra esperienza di fede. Noi vogliamo dunque proseguire su questa strada. Il mio cammino sarà ancora un cammino di attenzione a tutte le altre comunità parrocchiali che dovrò visitare, quelle della diocesi di Pescara Penne, non so se lo sapete, ma ne sono 130, io non ho fatto nemmeno un terzo, direi, delle visite, dovrò fare ancora tutto il resto delle visite, ancora al centro di Pescara e poi andare fuori, cominciare Montesilvano e via di questo passo. Sarò impegnato per qualche anno in questa visita pastorale, ma è tutta grazia, perché vedo che fa bene a me soprattutto avere il polso della situazione
e poi fa bene alla gente incontrarmi e vedere chi è il proprio pastore, chi è il proprio vescovo, perché credo che su questa realtà di incontro, direi di reciproca edificazione, reciproco scambio, sicuramente c'è una ricchezza che si porta avanti con pienezza e si porta avanti che ridonda come ricchezza per il cammino della Chiesa. Io sono qui adesso, se voi volete, con molta libertà e con molta spontaneità e con molta anche paresia, cioè con molta franchezza, potete farmi delle domande, quelle che riterrete più opportune, che riguardano la vita della Chiesa, la vita della nostra società, che riguarda la vita mia personale, la vostra vita di comunità parrocchiale. Sì, l'arcivescovo ha parlato di scambio e lui ha detto la sua, adesso diciamo la nostra. Eccellenza, buongiorno prima di tutto, io non sono stato in questa settimana, sono molisano, non di Termoli dove lei è stato egregiamente molto bene, sono di Agnone. Agnone? Agnone, sì, paese delle campane. E niente, io volevo fare, non ho potuto seguire quindi questa visita pastorale, che sarà stata certamente molto interessante, ma volevo fare una piccola precisazione. Io abito qui vicino, a 50 metri, 100 metri nemmeno, in via Parco Nazionale d'Abruzzo, una zona che è stata costruita dal 2000 in poi, con 6, 7, 8 palazzi e che racchiude una buona quantità di famiglie. Siamo stati assegnati alla parrocchia di San Giuseppe ed è un macello perché ci troviamo molto più vicino alla parrocchia di Cristo Re e anche alla parrocchia del Sacro Cuore, per cui siamo... Il Sacro Cuore? Sì. Facciamo la stazione. È possibile correggere questo? La visita pastorale serve anche a questo, se è necessario correggere i confini delle comunità parrocchiali. Perché in realtà noi vediamo il parroco di San Giuseppe soltanto la benedizione di Pasqua. È chiaro, sì. Noi frequentiamo sempre questa parrocchia, veniamo sempre qui a Ho capito. Senza dubbio speriamo di poter fare questa rettifica di confini, magari se la mettete nella relazione così facciamo questa rettifica. Grazie. Io credo che c'è anche un altro problema da questo punto di vista, però non so cosa lei ne pensi, cioè uno appartiene alla parrocchia che frequenta. Sì, anche se c'è un problema poi giuridico, burocratico, per quanto riguarda i documenti. Sì. I documenti certificati, eccetera. Però questo è l'unico problema, credo che. Ma è facilmente risolvibile. Appunto, ecco. Sì. Quindi anche senza toccare i confini a volte si possono trovare soluzioni diverse. Io scusa. Allora prendo spunto da questa bella preghiera che è stata fatta proprio per questa visita pastorale. Ti preghiamo per il nostro vescovo Tommaso che viene a visitarci nel tuo nome. Fa, oh Signore, che la sua visita porti abbondanti frutti spirituali nella nostra comunità, perché impariamo a sentirci maggiormente Chiesa. Ecco, la mia domanda vuole essere questa. Perché è così difficile sentirsi Chiesa a volte? Perché io vedo che le critiche più feroci e distruttive alla nostra Chiesa vengono proprio dall'interno. Allora io dico una critica costruttiva sì, ma non quelle critiche che fanno solo polemiche e basta. Ecco, la tentazione è sempre quella
di voler puntare il dito e cambiare sempre gli altri e mai cambiare noi stessi. Ma è sicuramente un'affermazione molto importante questa del cambiare noi stessi invece, pretendere di cambiare noi stessi invece di cambiare gli altri. Comunque molte volte le critiche possono essere giustificate, altre volte possono essere per troppo amore, cioè nel senso che mi sento talmente immedesimato dentro la realtà della comunità cristiana che vorrei vederla sempre più brillante, sempre più bella, sempre più vera, sempre più autentica. Naturalmente quando le critiche sono distruttive è meglio non farle, quando sono edificanti, quando sono per poter camminare insieme in maniera sempre più approfondita, indubbiamente è bene farle, perché abbiamo tutti da crescere, abbiamo tutti da imparare ancora. Il cammino della Chiesa è un cammino lungo ed è un cammino che deve approfondirsi sempre di più, deve essere sempre più efficace, deve essere sempre più autentico. Se non siamo in questa lunghezza d'onda, certamente ci troveremo in difficoltà. Ma comunque siamo pronti anche ad accogliere eventuali critiche, perché l'apertura del cuore è veramente la cosa necessaria per poterci riconoscere come fratelli. Coraggio, Don Pino mi ha detto che ci avevate tante domande. A proposito di critica, io ne vorrei fare una. In questo periodo in cui ci attraversiamo, periodi di stragi, di corruzione, di terremoti, di attentati alle scuole, e noi spesso rimaniamo smarriti e molto spesso diamo la colpa a Dio, no? Non sapendo che Dio non può commettere il male, ma questo è già una grande conoscenza, sapere che Dio non commette, non è Lui, e Gesù dà la colpa al diavolo, il tentatore che segna il male, ci fa sentire disorientati perché non sappiamo qual è il bene e il male, non sappiamo di chi è la colpa, ma Gesù la colpa la dà, dice, e persino quando noi ci lamentiamo degli innocenti, cioè ci lamentiamo che il male colpisce solo gli innocenti, e Gesù ci risponde, cioè voglio dire, noi abbiamo gli argomenti, ma non li conosciamo abbastanza. La critica è proprio questa, che forse occorre una maggiore conoscenza, catechesi, ma soprattutto da parte dei sacerdoti, perché molti sacerdoti le mie domande non sanno rispondere. E allora questo dico, bisogna catechizzare i sacerdoti su questo problema, su dove di cui parlano molto poco del male che è responsabile di tutto, non solo il male in sé, il maligno, ma noi che siamo sedotti da lui, siamo noi gli operatori. Allora, però, cioè, non sappiamo dare una risposta al perché del dolore, che è senz'altro un grande mistero, insondabile, ma Gesù ce l'ha fatto capire con la sua croce che quel male ci è servito per salvarci. Queste sofferenze prodotte dal male del mondo, se le sappiamo vivere, sono per noi fonti di salvezza. Perciò, quindi non sono ammesse le ignoranze, di non aver compreso le scritture, come diceva Gesù ai discepoli di Emmaus, e per colpa di quell'ignoranza noi spesso diamo le colpe agli altri, e non a noi, siamo noi che facciamo il male agli innocenti. Quindi più che piangere per loro, dobbiamo piangere su di noi, che commettiamo peccati e dovremmo diciamo riguadagnare la fede per il buono. Quindi questo voglio dire, darci una mossa per catechizzare il dolore, la morte, il male, il peccato. Sì, sì, indubbiamente il mistero dell'iniquità è un mistero molto grande e pervade costantemente la nostra vita. Non dimentichiamo che il mistero dell'iniquità ha pervaso la vita di Gesù. Dall'inizio, le tentazioni, quando Gesù è nel deserto, dice la scrittura, per essere tentato da Satana,
e poi anche fin sopra la croce, se sei figlio di Dio, scendi giù e io ti darò la possibilità di essere il dominatore di tutto il mondo. E indubbiamente è un mistero grande il dolore, il male, la sofferenza, ma dobbiamo comprendere sempre di più che il mistero della sofferenza non dipende da Dio. Questo è verissimo, questo è accertato. Sul fatto che dobbiamo catechizzare maggiormente i presbiteri, io penso che i presbiteri sappiano rispondere a queste domande, mi auguro perlomeno che sappiano rispondere, perché altrimenti saremo ben meschini, perlomeno in quelli che quelli che condividono il nostro cammino ministeriale. Mi auguro che siano capaci di affrontare queste tematiche e queste problematiche. Domanda un po' provocatoria. Noi qui abbiamo un bombardamento di informazioni, problemi che andiamo a rimbalzare sul giornale, a proposito del problema della vita, del termine della vita, insomma, sono tutte queste cose urgenti che sentiamo dibattere, e molto spesso ci sono delle posizioni effettivamente della Chiesa che ci sembrano insufficienti a livello di risposte, soprattutto quando noi ci andiamo a confrontare con dei drammi umani. E io penso che sarebbe necessario anche da parte della Chiesa locale avere la possibilità di una formazione, di un'informazione su questi temi più approfondita, che ci aiuti a dialogare con aspetti della cultura laica e soprattutto con questi bombardamenti anche di informazioni e notizie che spesso ci mettono in contraddizione, e anche ci sono degli atteggiamenti delle volte della Chiesa che facciamo fatica a comprendere su alcune scelte, non so, dare l'eucaristia, non darla a certe condizioni, e queste cose delle volte ci mettono in difficoltà nel dialogo e incontro con il mondo laico. Come si potrebbe... Senz'altro va fatto un cammino di aggiornamento costante anche dentro la storia del mondo laico. Non solo i presbiteri hanno bisogno di essere aggiornati, anche il mondo laico ha bisogno di essere aggiornato, ma la difficoltà viene dal fatto che molte volte ci sono dei pregiudizi ideologici dietro alcune posizioni delle più scottanti. Possiamo prendere quelle della vita, del fine vita. Dopo tutti sanno che cosa è successo con la questione di quella ragazza Emanuele Englaro, tutti conoscono bene quella vicenda. Bene, in quel momento sembrava che tutto crollasse e tutto fosse incentrato se staccare o non staccare quella spina, e poi in realtà chiedersi se c'era una legge in Italia che potesse regolamentare questa dimensione del fine vita. In realtà da allora, nonostante che i grandi schieramenti politici da una parte e dall'altra avessero fatto grandi proclami e grandi affermazioni di principi, da allora a oggi non abbiamo ancora una legge che possa in qualche modo venire incontro a queste situazioni e a queste circostanze della vita. Il che vuol dire che molto spesso dietro queste contraddizioni c'è un pregiudizio ideologico che mette in difficoltà coloro che vogliono vivere seriamente il Vangelo, e mette in difficoltà anche chi in realtà non è così credente, ma vorrebbe essere rispettato dei suoi principi. Sorella, io seguo molto da vicino la sua attività in Pescara, anche come membro dell'Associazione Giuristi Cattolici. Sì. E anche, oltre che una devozione fedele alla Chiesa dove si trovò, anche grande simpatia per essere, per via di madre, per metà ortonese. Grazie. Parto dalla constatazione che la gravissima situazione politico-economica del nostro paese sta ingenerando una situazione di precarietà estrema che porta ai suicidi che tutti conosciamo. Noi abbiamo l'associazione Caritas per il Mondo in Cielo,
momento per contattare i nuovi poveri, coloro che hanno anche vergogna di farsi vedere, e se non sia il caso di adottare anche qualche iniziativa a livello diocesano per, diciamo, interagire meglio per questo tipo di contatti che considero non soltanto utili, ma che sono necessari. Grazie. Confermo questa preoccupazione che lei ha da un punto di vista di crisi economica e di crisi anche umana, realmente una crisi che investe tutta la vita della nostra società in questo momento. La nostra diocesi ha due iniziative molto importanti, ma che sono probabilmente poco conosciute. Una iniziativa di microcredito per le famiglie in difficoltà, che mettiamo in atto proprio attraverso la Caritas, e un'altra iniziativa sempre di microcredito che dipende da quel fondo di solidarietà che è stato fatto dalla Conferenza Episcopale Italiana e a cui possiamo accedere. La nostra diocesi ha già fatto delle pratiche per delle persone che si sono rivolte a noi. Noi, più che metterci a disposizione, più che offrire, diciamo così, la nostra disponibilità a intervenire in qualche modo, in qualche maniera, non possiamo fare, anche perché le situazioni non le possiamo cercare col lanternino. Bisogna che queste persone si facciano vive e vengano a chiederci. Se vengono, siamo ben disposti a intraprendere dei cammini per poterli aiutare, per poter dare loro una mano. Sicuramente ringraziamo il Signore, nella nostra diocesi non c'è stato ancora nessuno che si è suicidato, meno male. Speriamo che il Signore ci preservi da questa calamità, ma sicuramente il momento è molto difficile e molto doloroso per tante famiglie, ma soprattutto per chi ha una piccola impresa, per chi ha piccole attività che purtroppo stanno venendo meno. È una situazione molto complessa. Io mi rendo conto però che molte volte anche a livello politico si sta facendo ancora fin troppo poco per poter aiutare queste situazioni. Speriamo che alle prossime elezioni nazionali ci sia uno schieramento politico capace di affrontare questa realtà, perché è vero che ci sono dei tecnici che sanno fare molto bene, ma poi è anche la politica che deve prendere in mano la situazione, e stiamo assistendo a una crisi della realtà politica non inferiore a quella della realtà economica, e questo mi preoccupa molto, perché sinceramente non abbiamo più dei referenti con cui dialogare e con cui avere la possibilità di portare avanti alcuni progetti. Bene. Ringraziare il nostro Arcivescovo per la disponibilità grandissima che ha nei nostri confronti anche sul piano umano. Mi riallaccio proprio all'ultima cosa che diceva, cioè che la politica, intesa nel senso più alto, dovrebbe essere in grado di dare risposte, no, ai problemi della gente. Allora io glielo chiedo perché da tanti anni insegno in una scuola che è inserita in una zona periferica, nella zona di San Donato, da 23 anni. Quindi in questi giorni, quando a Pescara è successo tutto quello che è sotto gli occhi di tutti, sinceramente abbiamo avuto anche dei problemi pratici e non solo. Ci sono state risposte a domande che i ragazzi ci hanno posto, figli di famiglie rom e ragazzi cosiddetti normali, tra virgolette, perché noi viviamo sulla nostra pelle proprio problemi di convivenza quotidiana. E allora volevo chiederle, come Chiesa, come comunità, che cosa possiamo fare in questo senso, perché vedo qui anche altri genitori di figli adolescenti, siamo preoccupati come educatori, come insegnanti, come genitori, perché i nostri ragazzi circolano per le strade della nostra città. Ma mi chiedo anche come proprio comunità cristiana, no? A livello, forse, ecco, lei è la rappresentazione di questa unità della comunità cristiana locale. Ecco, che cosa si può fare? Perché nel territorio, no, nelle zone periferiche, spesso ci sono tante parrocchie, ognuna delle quali dà il massimo sicuramente,
con credo anche esposizioni in prima persona, penso, ecco, quindi senz'altro, però io mi chiedo se proprio, se invece che, forse mi esprimo in malo modo, ma se ognuno non pensasse solo al proprio orticello, cioè ogni parrocchia non pensasse soltanto alle persone del proprio contesto, ma soprattutto qui mi rendo conto che parlo di un territorio forse lontano, ma in quanto parrocchiana, no? Io insegno lì, quindi mi sento proiettata, mi sento membro di questa comunità inviata in un contesto che forse non è tra i più semplici. Ecco, io mi chiedo se la Chiesa non debba proprio a livello interparrocchiale fare qualcosa a livello di pastorale per il mondo Roma e non solo. Grazie. Prego, prego. Io credo che ci sono vari aspetti del problema, un problema molto complesso. Allora, quando è successo questa storia mi è stato chiesto di fare un intervento pubblico. Io ho approfondito un attimino il problema e il problema è molto più complesso di quanto è apparso. Non ho paura nel dirlo, dietro questa vicenda di questa uccisione di questo ragazzo c'è il commercio della droga. Sono due bande che si stanno affrontando sulla realtà pescarese per il commercio degli stupefacenti. Questo è quello che è venuto fuori anche facendo un'analisi con i miei collaboratori e con la Caritas diocesana soprattutto, che è molto presente sul territorio, ma anche con i parroci che sono presenti sul territorio. Per cui abbiamo pensato di non fare nessun intervento pubblico, proprio perché in realtà non è la, come devo dire, la strategia dello scacciare l'etnia che viene ad invadermi, ma è una situazione molto più complessa. La cosa che si deve fare invece è quella di stigmatizzare ogni violenza. Ogni violenza è praticamente non accettabile. Noi come cristiani dobbiamo vivere sempre il servizio della non violenza e trovare le soluzioni, perché nella realtà in cui noi viviamo o nella realtà in cui siamo chiamati ad operare, visto il suo lavoro in questa zona così difficile, non possiamo rispondere a violenza con la violenza, né tantomeno farci operatori di violenza. Insistere molto a che tutti quanti isolino le mele marce, perché le mele marce possono essere isolate, possono essere messe in condizioni di non nuocere, ma la realtà, direi, che dobbiamo in qualche modo sempre portare avanti è che i Rom sono nostri fratelli e che sono cittadini non di serie B, ma cittadini di serie A, che hanno diritto ad avere tutti i diritti e tutti i doveri di cui hanno diritto tutti i cittadini che vivono a Pescara. Oltretutto sono stanziati a Pescara da anni e anni e anni, non è che una novità. Se c'è una novità, questa è la novità proveniente dai Rom, che sono cosiddetti provenienti dai paesi non extracomunitari, perché la Romania non è più extracomunitaria ma è facente parte dell'Europa, ma altrimenti sono persone con cui abbiamo convissuto in maniera molto bella e molto proficua. Qui sopra c'è una famiglia di zingare che sono vicino a Colle Marino, e io frequento regolarmente quella casa. Vi assicuro che non c'è niente di violento, non c'è niente di pregiudizio nei confronti delle persone, ma anzi sono persone molto molto vicine anche alla vita della Chiesa, alla vita della comunità. Me ne sono ritrovate sia nella vista pastorale a San Benedetto e anche qui in questa settimana le ho viste che sono venute, e io sono stato molto contento, perché in realtà sono persone che bisogna valutare per quello che sono e non per quello che in qualche modo possono essere gli istinti, che poi sono sempre strumentalizzati anche da qualche parte politica, e questo bisogna stare molto molto attenti. Non battete le mani. Non battiamo le mani. Altre domande. Buongiorno.
Io le faccio una domanda di carattere diretto e le chiedo, poiché lei è persona rilevante nella città di Pescara, le domando quale potrebbe essere un valore aggiunto e con quali strumenti per una città come Pescara, che in questo momento ha forti disagi, i poveri che aumentano, la disoccupazione è una logica conseguenza, la immigrazione che insomma fa la sua parte e tante altre situazioni alle quali bisogna guardare con un pochino di attenzione. Le faccio questa domanda perché lei abbraccia anche temi di carattere sociale molto più ampio, soprattutto il dragaggio di cui si è reso protagonista insieme ad una tavola rotonda, quindi mi piacerebbe sapere quale potrebbe essere il valore aggiunto che lei può dare in una città come Pescara. Grazie. Ma intanto non penso che posso dare un valore aggiunto, perché sono un cittadino come tutti gli altri e preferisco essere un cittadino come tutti gli altri. Credo che la Chiesa abbia delle responsabilità, e debba dire la sua parola quando è necessario. Questo credo che sia importante. È una parola che sgorga dal cuore, ma debba essere una parola abbastanza condivisa. Io credo che questo può essere il valore aggiunto, però non vorrei che il mio ministero episcopale potesse essere scambiato o, dicendo una parola molto brutta, contrabbandato per un servizio sociale. Io sono prima di tutto un pastore, io sono prima di tutto un credente che prima era prete e adesso è vescovo, e la mia azione pastorale è prima di tutto la salvezza delle anime di tutti coloro che mi sono stati affidati, e per arrivare a questa salvezza delle anime io devo predicare, devo evangelizzare, devo portare avanti il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo con tutti i mezzi che ho a mia disposizione. Dopodiché, quando il Vangelo mi chiede una incarnazione dentro la storia e dentro la vita, mi devo fare promotore anche di azioni concrete che siano capaci di portare di dare una identità anche a questa Chiesa, raccogliendo le varie identità che nelle comunità si possono vedere, ma facendo sintesi, facendo un cammino unitario di tutte le comunità parrocchiali. Certamente questo è il mio dovere, ma io sicuramente non vorrei essere un valore aggiunto, ma vorrei essere un fratello che sta in mezzo ai fratelli e che vive la sua esperienza quotidiana così come la vivete voi, e soprattutto vivere la difficoltà anche di tante realtà e di tante famiglie che oggi vivono nel disagio e vivono nella situazione difficile. Mi sono fatto carico di interpretare il malessere della città con la situazione del porto a cui lei faceva riferimento, proprio perché con la pastorale sociale del lavoro abbiamo pensato che non era più possibile tacere di fronte a questa difficoltà, anche perché non si era mai fatto un'analisi attenta di quella che era la situazione, perché la situazione non è solo quella dei marinai che non possono uscire con le barche e che quindi non possono svolgere il loro lavoro con la pesca. Il problema è molto più ampio, perché se viene un'alluvione Pescara va sott'acqua, non so se ce ne rendiamo conto, ed è una realtà molto molto difficile di cui nessuno si sta facendo carico, di cui nessuno oggi sta facendo quello che è necessario per poter risolvere questo problema. Il livello dell'acqua ormai è arrivato ad un punto che non è più sopportabile, per cui io mi auguro che non accada quello che è accaduto 20 anni fa, ma il problema è anche di carattere geologico ed è di carattere ecologico, per cui se non guardiamo tutti questi aspetti la situazione ci può sembrare sempre una situazione di parte, mentre invece è una situazione che si deve guardare a 360 gradi.
Finalmente abbiamo fatto un ampio excursus su questo, su queste problematiche, ma io devo essere sincero, non ho ricevuto nessuna risposta fino adesso dai nostri politici. Siamo rimasti punto e da capo. L'unica persona che è venuta a parlarmi, devo essere sincero, è stato il presidente della Camera del Commercio, che è venuto a parlarmi di questa realtà e mi ha invitato a fare una visita alla Camera del Commercio per ribadire nuovamente queste problematiche. Io il 29 ci andrò e vedremo che cosa verrà fuori, ma sicuramente non mi aspetto chissà che cosa. Io vorrei un po' parlare come una persona che da laica fa un cammino qui in questa parrocchia, e volevo un po' dire, anche perché sento che attraverso le parole a volte si testimonia quello in cui si crede, un po' che cosa ha suscitato in me anche questa sua visita pastorale, come anche riflessione, come anche prospettiva di impegno. Mi è sembrato molto importante quando lei, attraverso la lezione che era focalizzata sulla figura di Tommaso, ha anticipato un po' questa dimensione dell'anno della fede, che sarà la riflessione di quest'anno nella Chiesa, e mi è sembrato un momento importante di partire da questo, cioè che nel suo visitarci lei avesse voluto insomma condividere questa dimensione così importante. E poi in pratica sento che una visita pastorale può essere un incontro vitale, e che in qualche modo suscita, dietro l'organizzazione complessa e articolata di una parrocchia che vive nel territorio, anche l'espressione di un'anima che questa parrocchia ha dentro, attraverso le persone, attraverso il senso degli impegni che ognuno porta avanti. Io anche ho seguito la questione del porto turistico e ho percepito la sua solidarietà fattiva in questa situazione complicata per la nostra città, perché il porto è in qualche modo la nostra espansione verso il mare, quindi verso l'altro orizzonte, diciamo. E penso che in questa parrocchia lei abbia avuto lì è stata una solidarietà globale, anche perché c'erano delle persone che avevano dei problemi concreti di lavoro, e c'era un problema di città, insomma. E mi sembra che qui in parrocchia lei abbia avuto anche degli incontri capillari e personali, perché in questo suo desiderio di incontrare tutte quante le persone ha raggiunto anche coloro che magari, pur non essendo all'interno dei gruppi, desideravano comunque parlarle, e questo mi è sembrato un fatto molto bello. E poi volevo dire solo un'altra cosa, l'importanza del suo riferimento secondo me al Concilio. C'è un tempo per fare rifiorire questo Concilio come apertura al mondo e anche come ricerca di un umanesimo integrale. Ecco, io penso che oggi non sia facile costruire cultura, perché significa in qualche modo dover mettere in discussione anche tante cose, dover riflettere anche su tante cose con discernimento. E questo riferimento al Concilio mi è sembrato importante, anche come incontro con tutti gli altri e quindi come apertura totale. Grazie. Speriamo che questo prossimo anno sia un anno veramente aperto a questa memoria del Concilio, perché questa memoria deve risuscitare dentro il cuore di noi credenti una serie di speranze che si erano aperte con il Concilio Ecumenico Vaticano II, e che in realtà sotto certi aspetti abbiamo mancato di mettere in atto.
Speriamo che quest'anno della fede, che il Papa ha indetto come momento fondamentale di ridire la fede, di ricomunicare la fede alle persone che vogliono in qualche modo accostarsi alla dimensione della Chiesa Cattolica, sia però, come devo dire, irrorata proprio da questa presenza del Concilio, proprio perché lì c'è il fondamento di questa nostra Chiesa del 2000, degli anni 2000. In fondo sono passati 50 anni dal Concilio, è ancora un tempo troppo breve per i cammini della Chiesa per poter in qualche modo vedere i frutti di quella realtà che sicuramente rimane una pietra miliare nell'itinerario di fede di tutta la Chiesa Cattolica. Se pensiamo che alcuni provvedimenti del Concilio di Trento sono stati messi in atto, solamente il Concilio di Trento è finito nel 1563, sono stati messi in atto solamente nei primi anni del Novecento, ci rendiamo conto quanto spazio ha ancora davanti a sé la Chiesa per poter mettere in atto ciò che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha individuato come prospettiva e logica di fede. Io comunque, al di là di tutto, mi sono trovato molto bene in questa comunità parrocchiale, ma direi che non c'è stata una comunità dove non mi sono trovato bene, e il riconoscersi quello che conta, e ho trovato, e di questo sono molto contento, che nelle comunità mi si riconosca come vescovo, mi si riconosca per quello che sono, ma non con presunzione e con, direi, prosopopea, ma per quella funzione che il Signore mi ha dato di essere il pastore che guida il suo gregge. E questo sinceramente me ne sto rendendo conto, ed è una grazia speciale anche per me, perché fino adesso probabilmente l'avevo percepita, ma non l'avevo percepita in pienezza, mentre invece voi me lo state facendo sentire in maniera molto forte, e di questo vi ringrazio veramente di cuore. Abbiamo ancora due persone che vogliono intervenire, tre persone che vogliono intervenire. Sei l'ultimo. Io vorrei riportarmi in mente un problema che è abbastanza diffuso a Pescara. I giovani che bevono e si drogano fuori delle vinerie, delle enoteche, ci sono dalla mattina alle 11 a bere. Questi sono la generazione del futuro, ma sono quelli che ci arriveranno col cervello marcio. Allora la Chiesa che cosa può fare per problemi di questo genere? Noi facciamo quello che possiamo, perché di fronte a determinati tipi di situazioni non è che possiamo fare i salti mortali, perché i salti mortali non li sa fare nessuno. Noi abbiamo una pastorale giovanile che molto spesso la notte va in giro proprio in quei ritrovi a cui lei fa riferimento, e sinceramente riusciamo a parlare, riusciamo a dire qualche cosa a questi giovani. Non è che con il dire si risolve chissà che cosa, anzi non si risolve proprio il resto di nulla, però bisogna avere il coraggio di affrontare le situazioni. Io dico sempre alle famiglie: dovete avere il coraggio di affrontare la situazione in maniera decisa, e quando è necessario mettere un veto, è necessario mettere un veto. Invece in realtà questo non accade, e purtroppo avremo sempre persone che vivono in queste realtà molto difficili e molto particolari. Io sono però convinto che sta venendo su una nuova generazione. La generazione che si sta proponendo è una generazione un po' meno, come devo dire, meno marcia di quello che possiamo intravedere in qualche persona che viene in relazione con noi. E mi auguro che questa mia speranza possa essere ben riposta. Naturalmente bisogna rimboccarsi le maniche, e tutti dobbiamo fare il nostro dovere, e tutti dobbiamo in qualche modo intervenire nella realtà per quello che è nelle nostre possibilità. Non ho altre risposte da dare, mi dispiace. Sono Gabriele Colini, referente Caritas parrocchiale, e precisamente il settore operativo. È la prima volta che parlo, diciamo, in un'assemblea.
Comunque, c'è sempre una prima volta nella vita. Evidentemente oggi è scaturita in me questa cosa. Benissimo. Allora, le rivolgo, Sua Eccellenza, una domanda molto semplice, in libertà, tra virgolette, e mi sta molto a cuore. Riferendomi al Vangelo di Giovanni 20, dell'altra sera, ecco, mi ha fatto riflettere sinceramente. Durante tutti questi anni di mio volontariato ho percepito che in questa realtà siamo forse un po' tutti Tommaso. Ci sono tante attività in questa parrocchia e aumentano sempre più. E per quanto mi riguarda, sinceramente, abbiamo fatto tanti di quegli appelli in chiesa, e mi scusi se mi sto emozionando, sinceramente, per avere nuove adesioni. E niente, nulla. Sinceramente, sto arrivando in un momento che... di scoraggiamento. No, scoraggiamento no, perché Dio, ecco, mi è vicino. Scoraggiamento no. Solamente, ecco, bisogna avere un progetto nella vita. E ripeto, ad oggi credo di aver trovato un progetto per poter continuare, perché altrimenti sarebbe la fine. E attingo in continuazione, appunto, al Vangelo. E lo ringrazio. Lei è il nostro creatore. Signora, non si scoraggi e soprattutto vada avanti nel suo servizio e nella sua testimonianza, e vada avanti anche negli appelli. Non dimentichi che lei, insieme agli altri, è il piccolo seme e il piccolo lievito caduto nella grande massa della pasta. Prima o poi questa massa fermenterà, e prima o poi questo frutto nascerà. Non dipenderà da noi forse vederlo, lo vedranno altri, ma non abbia timore, vedrà che il Signore farà spuntare delle meraviglie dalla sua testimonianza. L'ultima domanda o la penultima? L'ultima. No, c'è la signora. La penultima. Allora, buongiorno Eccellenza, speravo sinceramente che due domande rapide collegate che sto per fare facesse qualcun altro, però visto che non le hanno fatte, quindi le avrò fatte personalmente. Sono un po', forse potremmo dire, imbarazzanti, no? Sono un po' delicate, e cercherò di rappresentare anche molte persone che conosco che in chiesa non vengono, che non ci sono ovviamente qui, proprio perché hanno una sorta di, potremmo dire, non sfiducia, però diffidenza nei confronti della Chiesa, perché non riescono a vederla come la vediamo noi, come appunto una comunità per accedere al paradiso, alla salvezza, insomma, delle anime, cioè, ma la vedono come un'istituzione al pari delle Nazioni Unite oppure di multinazionali e cose del genere. E quindi molte persone chiedono quella che in gergo si chiama la corporate social responsibility, cioè ad esempio se al comune di Pescara un vigile mette un'automobile davanti a un'uscita di sicurezza e un'ambulanza non può passare, succede di tutto, sanzioni anche severe, attenzione dei media, eccetera, l'ultimo esempio lo conosciamo tutti quanti. Invece se poi nella Chiesa vi sono dei problemi, come ad esempio i sacerdoti che hanno eccessive attenzioni verso i bambini, poi non vi è altrettanto, diciamo, un modo per risarcire, tra virgolette, la società di questi che la maggior parte delle persone ritengono dei torti gravi a delle persone indifese. Quindi la mia domanda è: si stanno cercando di implementare delle sanzioni per sacerdoti e membri della Chiesa che si rendono colpevoli di errori anche gravi nei confronti di terze persone? Poi ecco, seconda domanda abbastanza correlata a questa, due settimane fa un parroco, mi sembra, di Genova, durante una predica in chiesa domenicale, proprio ha detto chiaramente ai fedeli: votate per un certo schieramento politico, non dico quale,
perché l'altro schieramento non avrebbe i requisiti di moralità che la Chiesa richiede. Adesso, pure prima lei ha parlato di non abbiamo interlocutori politici, c'è cioè un governo che eccetera eccetera, ma adesso mi chiedo, quel sacerdote non ha esagerato nell'esporsi politicamente, non dovrebbe essere in qualche modo ripreso, e quindi qual è la linea della Chiesa nell'intervento politico attivo? Perché Gesù aveva detto date a Cesare quel che di Cesare, Dio quel che di Dio. Quindi qual è la linea della Chiesa qualora la politica laica nazionale e internazionale non riesce ad adempiere il suo compito? Grazie. Ma sul primo punto mi sembra che il battage pubblicitario che ci sia stato nei confronti di preti pedofili sia stato anche molto ampio e molto risentito. Comunque le sanzioni che ci sono per questi fratelli che sbagliano in maniera così grave sono sanzioni molto molto pesanti all'interno della Chiesa, probabilmente non conosciute come sanzioni, ma chi vive purtroppo una situazione di questo genere viene allontanato dal ministero e per parecchio tempo non potrà esercitare il ministero se non a determinate condizioni. Quindi non siamo dentro una logica di non guardare dentro i problemi. Del resto Papa Ratzinger su questo è inflessibile e diciamo che sta mettendo molto ordine all'interno della vita della Chiesa per questo tipo di problemi e per altri tipi di problemi potrebbero essere similari a questo. Per quanto riguarda la seconda domanda, se un prete ha fatto questo ha sbagliato di grosso, ma proprio di grosso ha sbagliato, perché non ci si mette mai sul pulpito a dire votate per Tizio e votate per Caio. La nostra critica nei confronti di quelle che è la cosa pubblica è sempre avere le mani libere. Io personalmente oggi posso dire che ho le mani libere perché in realtà non mi schiero né da una parte né dall'altra, ma ho le mani libere per poter dire sicuramente questo va bene e questo va male, questo si deve fare e questo non si deve fare. Ma questo è quello che la Chiesa in realtà dovrebbe fare ed essere sufficientemente capace di parresia o di profezia nei confronti della cosa pubblica, perché la cosa pubblica sia sempre più gestita con autorevolezza e soprattutto per il bene comune, perché questo è quello che conta. Poi non contano i singoli cittadini o i singoli gruppi, ma il bene comune è quello che è necessario. Non so se le ho dato soddisfazione. Grazie. Buongiorno, io non sono cattolica, credo di potermi definire atea tranquillamente, però sono sempre stata attratta dalla morale dei cattolici, da quello che insegna il Vangelo, e ho sempre cercato di avvicinarmi per capire, per trovare delle alleanze, e l'ho fatto anche venendo ad abitare in questa parrocchia, e devo dire che ho trovato veramente tante cose buone, tante. Ho seguito anche la lettura del Vangelo che fa Padre Pino e mi è piaciuto moltissimo. Però ad un certo punto mi sono ritratta, perché ecco, la cosa che mi è piaciuta oggi sono intanto le domande tutte molto molto positive, e poi vedere quella signora che adesso non vedo più, che ha pianto. È andata via, sì. Ora fino a che c'è qualcuno che piange perché non riesce a mettere in pratica il Vangelo, c'è speranza. Certo. Quello che io invece noto, ho pensato a lungo se dirlo o no, però vi voglio dire, è che la Chiesa potrebbe fare veramente molto molto di più. Una comunità come questa, di persone in gamba, persone che credono realmente, non vengono solo a battersi il petto per assicurarsi il paradiso, potrebbe veramente diventare il fermento della società, il lieto, potrebbe fare enormemente di più. Qui ci sono energie che secondo me, non dico che in questa parrocchia non vengono utilizzate, che in genere la Chiesa Cattolica non utilizza. Ci sono masse di persone che credono nel bene, nella fratellanza, nell'aiuto reciproco, e questa cosa potrebbe veramente lievitare, questa cosa potrebbe mettere in moto
enormi potenzialità, e invece questo secondo me si fa poco, non dico che non si faccia, si fa molto poco. Io sono andata in giro anche a vedere altre comunità, non so, per dire, adesso fare paragoni è stupido e non è quello che voglio fare, perché è un discorso generale, si può fare molto di più. Pensiamo solo a una persona che nel passato è stato il mio mito, io sono un insegnante, pensiamo a Tomilani. Tomilani è stato confinato a Barbiana proprio perché non desse fastidio, e ne ha dato tanto di fastidio, per fortuna. Impariamo a darle un po' di più di fastidio alle autorità. Sì, noi paghiamo lo scotto, cara signora, la ringrazio della sua testimonianza veramente toccante, noi paghiamo lo scotto di una vita di fede troppo individualista e troppo personalista, io, il Padre Eterno. Esiste ancora l'io e il tu che è Dio, e non esiste il noi, non esiste la comunità in quanto tale. Questa constatazione la facevamo con Padre Pino proprio ragionando in questi giorni sulla vita di questa comunità, ma in genere sulla vita di tante comunità parrocchiali, dove esiste ancora l'io ma non esiste il noi. Io credo che su questa strada prima o poi dobbiamo entrare. Prima che poi. Sì, sì, chiaro. Io ce la sto mettendo tutta, guardi, anche la mia visita è oggettivamente mirata a questo, perché possa raccogliere il più possibile intorno alla mia persona, ma ripeto, non perché sono io, ma perché la mia persona è il vescovo, è la punta della piramide di questa realtà della nostra diocesi di Pescara Penne. Speriamo che questo prima o poi accada, se no io direi abbiamo speranza che possa accadere nell'immediato futuro, che possa realmente essere questa presa di coscienza di una Chiesa che si sveglia e che vive veramente nelle dimensioni di una fede pura e cristallina. Dobbiamo sperarci, ma sicuramente anche quando avessimo fatto tutto quello che dovevamo fare, il Vangelo ci dice: avete fatto tutto quello che era nelle vostre possibilità, ma ricordate che siete servi inutili, e quindi cercate di continuare ancora a fare di più. Speriamo che questo accada anche per noi. Possiamo concludere ringraziando l'Arcivescovo di cuore, veramente, io lo abbraccio a nome di tutti voi. Credo che questa ora che abbiamo passato insieme, ora e mezzo, forse meritava un ascolto anche più ampio di quello che c'è stato, perché sono molto interessanti e molto importanti. Il Vescovo ci ha dato delle indicazioni che eventualmente cercheremo di mettere in pratica e seguire per la nostra parrocchia. Grazie. Grazie a voi.